Eccoci qua, siamo in diretta. Io ieri avevo detto che non l'avremmo fatta perché invece poi mi ha chiamato. Ci sono, insomma, abbiamo organizzato e oggi io sono felicissimo. Primo perché guarda cosa devo organizzare per rivederti. Con tutte le volte che ci siamo detti negli ultimi mesi, cioè ultimi mesi, pre-quarantine, Vediamoci. vediamoci, vediamoci, se non ci riusciamo mai, guarda cosa sono riuscito a organizzare per rivederti. Quindi sono felice di avere con noi una grande donna, oltre ad essere bella, essere simpatica, è proprio una grande donna con una storia incredibile e grande esempio di caparbietà, di fiducia, di fede, insomma, Giusy è veramente fortissima. E prima di presentarvele, credo che abbiamo un video, c'è Fabio in regia come al solito. Allora, tu sai che fa, cioè non lo sai, ma te lo dico io. Ultimamente Fabio sta andando a cioè praticamente porta la regia in una location che sia in qualche modo allineata col nostro ospite. Ieri Lo avevamo uno è. esperti e lui era nel deserto. Allora, Ok. vediamo oggi dov'è Fabio. Fabio, dove sei? Dove sei? Eccoci qui, ciao a tutti, in totale sicurezza. Giusy, per te, ma attenzione, se eventualmente parlassimo di una delle sue esperienze televisive, tu cosa fai? Dove vai a posizionarti Allora, automaticamente? eventualmente possiamo Eccolo lì. parlare. Un genio. Quindi abbiamo gli sfondi, la regia si posiziona per te come vantaggio a questo dono tipo del teletrasporto, riesce a posizionarsi in location diverse e quindi insomma Fabio sarà con noi. Allora, amici che siete online, che ci avete già raggiunto, visto che non avevo poi io l'ho comunicato ieri, però insomma avevo detto prima che non c'era, eccetera, eccetera, aiutateci a far sapere che siamo online. Quindi cliccate il tasto condividi sulla pagina Facebook e condividetelo, fatelo per favore, perché oggi vi garantisco io questa donna, no, dov'è? Questa donnina qua la conosco e preparatevi perché sarà un'oretta proprio bella che passeremo insieme. Allora, per introdurla, credo Fabio che hai recuperato un video, vero? Che presenta un po' Giusy e racconta chi è per i pochi che non la conoscono. Quindi cliccate, condividi, aiutateci a spargere la notizia e vai Fabio con il video così ce lo guardiamo e poi parliamo con Giusy. Eccolo qua. Il volo della colombina? Ma L'aquila! veramente? Ma non lo sapevo questo. Allora, Mamma amici, è mia! con un enorme piacere che ho qui con me una delle. Io e te ci siamo conosciuti ed è stato platonicamente amore a prima vista. Ci siamo subito trovate in enorme sintonia e Cioè, quindi sei uno dei porca pochi uomini a cui non so dire di no. miseria, averlo saputo prima ne approfittavo meglio. Ed è con noi Giusy Versace. Ciao Giusy, Oh, Roberto, grazie. Vabbè, avrei voluto truccarmi, darmi un tono. Adesso vado a prendere un gloss, qualcosa per essere, come dire, adeguata. O va bene così, in tenuta casalinga, seduta per sei terra? bellissima così come sempre. Perfetto, tanto la mia mascotte qui l'hai vista?
Guarda, con la gamba, con la protesi. Questa è la mascotte da atleti, non è che ce l'hanno tutti, bello. Allora, abbiamo visto un po' di immagini da te atleta, te ballerina ballando con le stelle che hai vinto, è stata una cosa fantastica. Non ti abbiamo visto come presentatrice della Domenica Sportiva, perché tra le tante cose che hai fatto c'è stata anche quella. E adesso poi questo grande impegno che hai con i disabili, abbiamo visto queste immagini molto molto belle. Ti ho risparmiato anche le immagini della politica, perché veramente non mi faccio mancare niente. Quelle anche sono lì, stai espiando le tue colpe, insomma, lì dentro. Non mi trovi invecchiata? No, perché sei bellissima, ma so che non è facile, vero? Anche perché tu, al di là del partito di appartenenza, tu sei lì per la causa dei disabili, no? Hai scelto di scendere in politica per aiutare i disabili e far sì che la nostra nazione sia un po' più al passo con il resto del mondo nel dare questa opportunità. Ma poi ne parliamo, magari. Io vorrei partire con te, perché io ti avevo conosciuto, ti ricordi quando ti avevo invitato la primissima volta che eri venuta a un mio evento, che ancora non eri così tanto avvezza ad andare in giro a raccontare, e io ricorderò sempre quando io ero seduto di fianco a te che ti facevo domande, quando hai raccontato dell'incidente e del giorno che ha cambiato la tua vita. Io raramente credo di aver vissuto delle emozioni così nell'ascoltare qualcuno che parla. Mi ricordo che avevo i brividi addosso vicino sentivo questa tua energia mentre lo raccontavi, che era impressionante. Partiamo da lì. Una mattina, una bella ragazza in carriera, di famiglia comunque con un cognome importante, che è anche pesante. Che giovane manager nel mondo della moda e così via, una mattina presto d'agosto sale sulla macchina e l'ho combinata grossa, in realtà. Ma sai, allora, io vivo a Milano da tanti anni, però sono sempre stata una ragazza molto ribelle, perché sono andata via di casa a 18 anni, sono andata a vivere a Londra, volevo dimostrare a mio padre che ce la potevo fare da sola, quindi insomma anche lavorare nel campo della moda a Milano, poi con un cognome importante come il mio, però spesso pesante, perché poi insomma lasciami ricordare che io lavoravo per aziende concorrenti, esatto, alla Versace. Non hai voluto entrare nell'azienda di famiglia perché volevi mostrare che ce la facevi da sola. Non volevo essere vista poi sempre come la raccomandata, quindi comunque volevo dimostrare che ero lì perché valevo, perché avevo fatto un percorso, perché avevo delle capacità. E però a Milano, quando ti chiami Versace, lavorare nella moda non è facile, non è che io abbia proprio trovato i tappeti rossi, anzi, tante porte chiuse in faccia. E quello era un periodo per me meraviglioso, perché ero stata da poco promossa responsabile Europa, avevo 28 anni, nel pieno della mia crescita personale e professionale, e in realtà mi trovavo in Calabria, perché per me l'estate vuol dire casa, vuol dire terra di Calabria, vuol dire polpette di melanzane di mia madre, quindi insomma pensa che io ho la ricetta e non mi vengono uguali, accidenti, oh, vabbè. Però quindi, insomma, quella mattina in realtà io poi mi trovai a noleggiare una macchina per andare incontro a un cliente che doveva aprire una boutique e si trovava in difficoltà. Questo cliente si trovava in Campania, pensai di noleggiare una macchina perché era la cosa più immediata, però non ci sono mai arrivata, perché all'uscita da una galleria, insomma nel tragitto, beccai un acquazzone improvviso, la macchina ha fatto aquaplaning. Io fortunatamente, insomma, mio padre era un pilota di rally, mi ha messo sui kart quando io avevo 9 anni, se c'è una cosa che so fare bene è guidare, per cui in realtà sono riuscita a tenere la macchina, evitare altre macchine, ma non ho potuto evitare l'urto contro il guardrail che ha sfondato l'abitacolo della macchina e mi ha tranciato subito tutte e due le gambe. E ovviamente in realtà, siccome io ricordo tutto, non sto a raccontare troppi dettagli per non impressionare, però la cosa che mi piace sottolineare
e quanto in quel particolare momento in cui io ho rischiato di morire ho capito quanto fosse grande la mia voglia di vivere. Non accettavo di stare lì in quella macchina, ho fatto di tutto per uscire da quella macchina, mi sono aggrappata alla fede e oggi ti racconto cosa è successo. Dicevo, esci di strada, il guardrail entra dentro e ti trancia di netto le due gambe. Okay? Quindi già è miracoloso il fatto che tu sia rimasta lucida. Lucida, perché comunque un dolore del genere, ovviamente, la prima cosa uno sviene, no? Invece sei rimasta lucida, e cosa è passato nella tua testa in quei momenti? Perché ovviamente ti sei resa subito conto di quello che era successo. Sì, guarda, io ho capito che il cervello a volte fa dei viaggi davvero straordinari e inaspettati, perché io non ho compreso subito che avevo perso le gambe, ho sentito da subito un dolore pazzesco, perché poi non si parla spesso di dolore, no? Però insomma, il dolore fisico, nonostante siano passati anni, faccio fatica a raccontare che cosa è stato, a descriverlo. Era una vampata di fuoco, avevo come la sensazione che la macchina stesse per esplodere. E perché ti dico il cervello? Perché io ammetto di essermi fatta un po' sedurre dalla morte. Io ho avuto la sensazione di voler chiudere gli occhi e lasciarmi andare, perché era un dolore troppo grande. Però in quel momento il cervello mi ha detto: svegliati, perché se la macchina esplode e tu muori disintegrata qui, chi glielo dice a tuo padre che tu, Giusy Versace, sei qui dentro? Quindi in realtà è stata questa la cosa che mi ha tenuto viva. Cioè io dovevo uscire dalla macchina perché pensavo che stesse per esplodere. Nel spostare gli airbag, cercare il cellulare, cercare la via d'uscita, mi sono vista solo la coscia che tremava, ho visto il guardrail sotto il volante e ho visto tante cose che non sto qua a dirti, ma ho visto una via d'uscita lato passeggero. Ho preso a pugni lo sportello e con la schiena e i gomiti mi sono trascinata sull'asfalto, perché io dovevo comunque rimanere in qualche modo viva per poter dire a qualcuno, chiunque fosse stato, che io mi chiamavo Giusy Versace e bisognava chiamare mio padre. E così è stato. Poi dopo un po', insomma, sono stata fortunata perché comunque è arrivato l'elisoccorso, sono arrivati i soccorsi e quindi io, finché non ho dettato il numero di cellulare di mio padre, non ho chiuso gli occhi. Poi sì. Incredibile, perché tanto qua Giovanna dice: come disabile ti ringrazio. È incredibile il potere della mente, no? Perché finché... Cioè è come se avessi imposto al tuo sistema, che è programmato per far saltare salvavita e quindi farti svenire, di rimanere lì nonostante il dolore, nonostante tutto, nonostante il sangue che perdevi e così via, fino a quando non eri in grado di dire, arrivavano i soccorsi, e dire: chiamate mio padre, questo è il numero. Dovevo dire due cose. Io dovevo dire il numero di cellulare di mio padre e che io ero Giusy Versace. La seconda cosa che dovevo dire, pensa al cervello cosa fa, che io avevo lo 0RH negativo, perché io stavo perdendo molto sangue, mi rendevo conto, e il mio sangue è un sangue che è molto generoso, noi possiamo donarlo a tutti ma possiamo riceverlo solo dal nostro, ed è anche raro. Quindi il mio pensiero, guarda tu il cervello che cosa fa, era accertarmi di comunicare che io avevo lo 0RH negativo, e tanto mi rimbombava nella mente, guarda tu che... nel frattempo cercavo di fare un'Ave Maria che non riuscivo a finire perché il dolore mi impediva di ricordare le parole, io mi sono aggrappata anche alla fede. Ma quando poi mi sono risvegliata dal coma in sala rianimazione, mi ricordo che appena ho aperto gli occhi il mio cervello ancora diceva 0RH negativo, 0RH negativo, Ave Maria piena di grazia, Ave Maria piena di grazia. Guarda il cervello cosa fa. Io mi sono svegliata che avevo ancora questa roba che rimbombava in testa. Pazzesco. E da lì inizia un'altra vita. Sì, certo, il 22 agosto ha rappresentato, ha segnato, ha diviso un po' la mia vita a metà. C'è un prima e un dopo. E quello che ho imparato in questi anni... Una cosa, 22 agosto eri in vacanza e questo peraltro dimostra la tua generosità, no? Eri in vacanza, c'era un cliente in difficoltà, vado... E di prima mattina parti per andare, quindi per andare a dare una mano, una cosa che non era né dovuta né scontata né niente, no?
senso di, come dire, di sì, io sono molto seria e professionale, anche se sono un po' cazzara nella vita in generale, mi piace divertirmi, sorridere, ballare, però sono molto seria. Quando prendo un impegno, io da buona calabrese, per me una stretta di mano o una parola data vale più che una firma su carta. E quindi insomma avevo promesso a questo cliente che non lo avrei abbandonato perché le aziende erano chiuse per ferie e lui si era in difficoltà. Sì, ma tra l'altro poi nel mio libro racconto, io ho tra l'altro ho scritto questo libro che poi è diventato anche uno spettacolo teatrale, ma lì le prime 50 pagine racconto anche quanto tutta una serie di combinazioni, di incastri, di puzzle che sono avvenuti in quelle 24 ore, anche un sogno premonitore che in qualche modo mi aveva già anticipato la tragedia, tra virgolette, no? Però col senno del poi metti insieme i pezzi, lì per lì, pensi che sia soltanto un po' una suggestione, ma io credo che la vita in qualche modo parli, i segnali in qualche modo arrivano, a volte siamo distratti e non vogliamo ascoltare o forse non troviamo il coraggio di prendere quella determinata via che comunque qualcuno ci sta indicando. Sicuramente alcuni eventi noi non possiamo deciderli, metti anche adesso quello che stiamo vivendo, la costrizione di isolamento, di quarantena, di rinunce, di sacrificio, noi certamente alcune cose non le possiamo decidere, ma possiamo decidere come affrontarle, noi possiamo decidere se ridere o piangere, possiamo decidere se vivere o morire, possiamo decidere se reagire o mollare. E secondo me questa è stata la grande, come dire, il pacchetto più grande che io ho imparato anche a seguito del mio incidente. Questo è un grande regalo della vita, un grandissimo regalo, il fatto stesso di poter decidere, di poter scegliere. Senti, e com'è stato come giovane donna, con delle bellissime gambe peraltro? Beh, ammetto che era la parte più carina. Che tutt'ora hai. Com'è stato affrontare una cosa del genere, proprio da un punto di vista mentale, psicologico? Ma sì, perché in realtà, sai, un conto è quando con una disabilità ci nasci e un conto è quando improvvisamente nella vita ti trovi catapultata in un mondo che non conosci. All'inizio pensi di essere una sfigata, inizi a chiederti perché a te, ti guardi attorno e tutto è diverso, molte cose non le puoi più fare. Poi da donna, certo, da donna confesso che la parte più dura è stata anche aprire l'armadio e prendere in mano delle cose che non potevo più mettere. Ho pianto tanto davanti a quell'armadio, devo dire che però la cosa più bella di quel momento è che io ho pianto insieme a mia madre. Io con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale, questo era anche uno dei motivi per cui io ero andata via di casa a 18 anni, i miei lo hanno compreso poi col tempo ed è stato bello come in un momento tragico io ho riscoperto la bellezza di mia madre, ho riscoperto la bellezza di questa donna che con grande dignità non si è mai... Oh, tra l'altro l'ho appena nominata! Non ci credo. Le coincidenze, guarda. Le scrivo, ti richiamo, perché sennò chiama il 118. Perché pensa che sia andata in giro. Ma no, perché... controlla, questa è l'ora, controlla se mangio, se sto bene. Poi guarda, ieri avevo dei dolori, adesso non sto qua a dirti, allora così in maniera semplice ho detto mamma guarda oggi non mi sento bene, cioè, le ho raccontato di questo dolore, non lo avessi mai fatto, mi ha fatto in un pomeriggio 15 telefonate per sapere se stavo bene, mamma stavo come 10 minuti fa. È nel DNA delle mamme in genere, figurati di una mamma calabrese. Comunque ti dicevo che io ho riscoperto la bellezza di mia madre, quindi in un momento tragico della mia vita io sono riuscita a tirare fuori anche un sacco di cose belle, la bellezza di una famiglia che non pensavo di avere, così forte e unita nonostante sia molto divisa, mio fratello che è stato per me e lo è tuttora, il mio scudo, le mie stampelle, lui mi ha protetta e sorretta quando io ho avuto bisogno. Però grazie a loro io sono riuscita anche a guardare avanti con coraggio e positività,
perché mia madre non si è mai vergognata di spingere la carrozzina, di portarmi in centro a prendere una boccata d'aria. Io abitavo a Milano vicino San Babila, pur di uscire, lei comunque mi costringeva a uscire, io mi vergognavo. E lei no, lei con fierezza mi preparava, mi sistemava i capelli, voleva che io fossi sempre in ordine, anche sulla carrozzina, mi faceva fare il manicure. Devo dire che ricordo quel momento con grande difficoltà, ma anche con una bellezza e anche una nostalgia, se vogliamo, perché sono stati dei momenti veramente teneri, che però mi hanno regalato quella forza di andare avanti, perché loro ci hanno creduto ancora più di me, ancora prima di me. E cosa ti sei detta? Cosa ti ha aiutato a passare da perché proprio a me a bene, adesso che cosa posso fare? Ma guarda, non va molto di moda parlare di fede, devo dire la verità, ma io non mi vergogno a dire che ho una grande fede. A me la fede mi ha salvato, perché ha evitato tanto di incattivirmi, perché guarda, il dolore incattivisce, il dolore, quello vero, incattivisce, indurisce, incupisce, ma a me la fede mi ha salvato in questo senso, perché io sono riuscita a non piangere troppo, a disperarmi troppo per quello che io non potevo più cambiare. Mi ha dato quella forza di reagire per imparare ad apprezzare tutte le cose che ancora potevo fare. E sono riuscita a girare la domanda grazie a un viaggio che ho fatto a Lourdes. Un anno dopo l'incidente, ancora non ero forte come adesso, mi muovevo ancora un po' con le stampelle e la sedia a rotelle, però andai a Lourdes per una promessa che fece una mia zia volontaria all'Unitalsi, e dissi: se io torno a camminare voglio andare a Lourdes a ringraziare, e volevo anche finire quell'Ave Maria che in autostrada non ero riuscita a finire. Solo che quando sono arrivata lì è successo qualcosa che io non riesco a raccontare, qualcosa di emotivo, di molto forte, ma quella grotta è come se mi sussurrasse: girala quella domanda, girala, perché non a te? Che hai tu più degli altri? Io avevo passato un anno a chiedermi perché a me, perché io, perché ci sono i delinquenti in giro che scoppiano di salute e io che non ho fatto del male a nessuno devo perdere due gambe. Ma lì proprio girare quella domanda mi è servito per capire che alla fine io non sono migliore degli altri. Non è che c'è un nome, una posizione sociale che ti può, come dire, rendere immune dal dolore o dalla sofferenza o dal sacrificio. Però io avevo una grande possibilità, quella di scegliere se dovevo portarmi dietro una croce pesante sulle spalle senza sapere fino a che punto avrei potuto reggerla, oppure imparare a guardare a quelle nuove gambette grosse, pesanti, brutte, che spesso mi facevano male, come a una nuova opportunità di rinascita, come all'opportunità di ricominciare non solo a camminare, di ricominciare a vivere seguendo un percorso nuovo, diverso, che comunque mi ha resa oggi anche una persona, secondo me, tutto sommato migliore, perché anche se ho due pezzi in meno mi sento per assurdo anche più forte e consapevole. Senti, poi hai incontrato lo sport. Cioè, c'era all'epoca Pistorius, poi ha fatto una cosa, però esatto. C'era Pistorius che aveva mostrato al mondo che si poteva correre con delle protesi, quelle protesi strane che adesso siamo abituati a vedere, ma ci sembravano una cosa incredibile. Ed è stata un po' quella, se non sbaglio, no? La tua ispirazione? Ma no, in realtà, cioè, allora, a lui va riconosciuto il merito di aver acceso i riflettori su questo mondo. Va anche detto, e questo dovrebbe essere uno spunto di riflessione importante, che non è che le protesi a corsa sono nate con lui. Già prima di lui ci sono stati tanti italiani che hanno vinto delle cose importanti, che hanno raggiunto traguardi importanti, ma se ne è parlato poco, perché il mondo della disabilità era visto anche con occhi diversi, quindi a lui va riconosciuto il merito di aver acceso i riflettori su questo. Tirate fuori foto! Qua ero felicissima perché ho segnato un record italiano sui 200 metri che porta ancora oggi il mio nome, e devo dire questa è il record imbattuto sui 200 metri. Se vogliamo dirla tutta, anche quello sui 4, sui 100, sui 60, ancora oggi porta il mio nome.
E vai così, sottolineiamolo. Ma, e tra l'altro quella era la pista di Nembro, che è stato un posto peraltro anche particolarmente colpito in questa emergenza del Covid, quindi mi sono anche sentita particolarmente legata alla gente del posto lì. Ma tornando indietro, insomma, ecco, io ho iniziato a correre per curiosità, non perché vidi lui, nel senso, io vedendo lui mi sono chiesta, ma chissà come sarebbe tornare a correre, perché comunque io prima non ero un atleta, io prima ero una sportiva come tanti, e c'è una bella differenza tra l'essere sportivi e l'essere atleti, sono due cose completamente diverse. Io ho imparato, mi sono trasformata in un atleta grazie anche ad Andrea Giannini, il mio allenatore, che mi ha trasformato veramente nella testa, mi ha insegnato a mangiare, a respirare, a dormire, per dire, come un atleta, ma l'ho fatto per anche un po' perché veramente il mio cervello aveva dimenticato banalmente il gesto atletico, cioè il semplice correre quando sei in ritardo, sei alla stazione, devi andare a prendere il treno, piuttosto che hai dimenticato le chiavi della macchina e fai un passo veloce per andarle a recuperare. Io queste cose non le posso più fare, perché con le gambe che ho posso solo accennare un passo veloce, ma non posso correre. Per correre avevo bisogno di quelle gambe lì. E va detto che queste gambe... Una cosa che io avevo compreso quando me l'avevi spiegata tu, perché sinceramente, da persona che ovviamente non ha mai potuto provare sulla sua pelle cosa significa camminare sulle protesi, non ci avevo mai riflettuto e credo che chi ci sta guardando altrettanto. Cioè, una volta tu mi hai detto, mi hai fatto riflettere su quanto sia difficile imparare a camminare sulle protesi, ma soprattutto quanto sia doloroso. Perché noi diciamo, bello, gli ha messo le protesi, sai, sì. Nella testa dice, vabbè, clic, mette le protesi e cammina, certo, deve un attimino abitarsi. No, no, il problema è il dolore. Allora, basta pensare a ognuno di noi cosa vuol dire quando abbiamo una scarpa un pizzico stretta o che dove il piede non sta bene, quanto fastidio dà. Cioè, se provi il moncone della gamba appoggiato su questa cosa, perché poi mi dici, ma hai fatto riflettere su cosa e poi non mi hai mai pensato, che poi ti vengono i calli, le vesciche, cose. Cioè, è assolutamente super impegnativo, doloroso, faticoso, quindi non è solo un rimparare a camminare, ma è proprio anche il dolore fisico, no? Che infatti qualcuno dice, ma chi te la fa fare? Devo avere una dose di masochismo nel DNA. No, ma allora, io devo ammettere di aver iniziato a correre, io volevo correre per il piacere di farlo, semplicemente perché, come ti dicevo prima, avevo dimenticato che cosa volesse dire, non pensavo di farlo a livello agonistico, non l'ho mai pensato, solo che poi mi hanno provocata, comunque mi dicevano, mi ostacolavano, perché vedi, la protesi non è una roba che tu vai a comprare in un negozio come una scarpa, devi fare comunque delle procedure o delle richieste, devi avere delle autorizzazioni che non mi volevano dare. E questa roba mi dava proprio i nervi, ma non perché dicessero a me, Giusy Versace, non puoi correre. Io non tolleravo l'idea che lo dicessero a una persona con disabilità, non lo puoi fare. Tu non puoi dire a una persona che ha dei limiti, premesso che tutti abbiamo dei limiti e che si possono superare, ma tu non puoi dire a una persona con disabilità non lo puoi fare, tu devi incoraggiare la gente a farlo, poi magari lei può sbagliare, può cadere, può pentirsi, può tornare indietro, ma tu non puoi dire a una persona non lo puoi fare. Quindi il concetto che dicessero non lo puoi fare mi dava così ai nervi che ho detto mo corro per ripicca, muori, ti devo fare morire. E questo è il vero motivo per cui io ho iniziato a correre, perché gli volevo dare uno schiaffo morale al cretino che diceva non lo puoi fare. Oggi gli devo dire grazie perché ha creato un mostro, perché io da allora non mi sono più fermata. E quindi hai iniziato a correre, sei diventata da una sportiva un atleta e sei arrivata a stabilire il record italiano. Sì, e poi tra l'altro io ho scoperto di essere la prima donna in Italia che correva senza due gambe, quindi ho segnato questa pagina di storia, ma devo dire che sono contenta del fatto che dopo di me altri hanno comunque preso ispirazione e sono usciti di casa, perché vedi che cosa regala lo sport. Per molti che vivono con una disabilità e magari la vivono anche con disagio, non riescono a trasformare e elaborare il dolore così come l'ho fatto io, o non riescono
riescono a trovare dei nuovi stimoli. Lo sport è questo che ti regala, la scusa di uscire di casa, la possibilità di alzare l'asticella, di confrontarti non solo con te ma anche con gli altri, e questa è una cosa pazzesca, perché solo il confronto aiuta a crescere. E tra l'altro ho imparato anche quanto è importante frequentare quelli più bravi, no? Perché è troppo facile emergere in mezzo a gente mediocre se tu sei più bravo. La cosa difficile e che diventa anche stimolante è confrontarti con quelli più forti di te, più bravi di te, da cui tu puoi rubare, imparare, puoi alzare l'asticella, puoi dire ti ho superato, ce l'ho fatta. Cioè io ho fatto delle cose che se 10 anni fa mi avessero detto che io poi le avrei fatte, ma io, a parte che mi sarei fatta una risata, ma non avrei scommesso neanche mezzo euro su di me. Cioè io, al di là di aver vinto 11 titoli italiani, argento e bronzo agli europei, di aver fatto un'olimpiade, il volo dell'aquila, ho vinto, cioè ballando con le stelle è stata un'altra sfida pazzesca, perché io ho vinto una gara dove le gambe sono protagoniste, io che non ce le ho. Anche quella è stata una cosa peraltro pesante, perché andava in diretta su Rai 1 ed era la prima volta che la Carlucci, che quel programma metteva in onda una persona con disabilità, quindi io sentivo anche il peso di dover fare bene per, come dire, anche per la gente che guardava, per i disabili che guardavano, e per cui ho sentito proprio la responsabilità di questa cosa. Poi ho scritto 2 libri, ho fatto la tournée teatrale, cioè io oggi quando mi guardo indietro dico ma io ho fatto tutte queste cose, io. Eppure, se me l'avessero detto 10 anni fa, se io avessi scommesso, probabilmente avrei perso, perché non mi attribuivo tutta questa forza, questa energia, questa grinta che poi è venuta fuori. E devo ringraziare il fatto che per carattere io amo le sfide, e quindi, e poi sono una molto pignola, molto precisa. Pensa che io ho vinto ballando sui tacchi. Ho fatto modificare il mio piede e adesso metto il tacco 8, perché vuoi non essere glamour anche con la gamba finta, ma chi se ne frega, voglio il tacco anch'io. E, ma io mi sono fatta, non si può dire, un mazzo così, ci ho messo 2 anni per abbandonare definitivamente le stampelle e la sedia a rotelle, per imparare a camminare bene. Ti ricordi quando tu stavi facendo ballando? E io te l'ho venuta a trovare a Roma, eravamo andati a mangiare in quel ristorantino che c'è davanti al CONI, e avevamo tentato, e mi aveva colpito, mi ricordo che mi aveva detto Roby, ballo coi tacchi, ma tu ti... e mi ricordo che me l'avevi detto, che quando me l'hai detto, questo sorriso, ti sono... Guarda, sembra una cosa stupida. Le lacrime agli occhi. Dalla gioia, proprio dell'aver... E me l'hai detto come se avessi riconquistato, no, la tua femminilità e il fatto di aver superato questa, cioè, cacchio, chi l'avrebbe mai detto, sono riuscita. E infatti mi ricordo che mi avevi detto, eri alle prime puntate, forse credo la volta prima che ti volasse la gamba sì, perché ogni tanto perdo pezzi non so se ricordate, insomma, lei veniva fatta volteggiare dal suo ballerino, a un certo punto è partita una gamba che è passata così sopra a Caroline Smith e mi ricordo che tu mi avevi detto, non importa quanto andrò avanti qui a ballando, io ho già vinto, per me io ho già vinto. E sì, poi infatti io poi ci seguivo, perché poi anche solo, anche quando no, poi non solo a sabato sei stato relativo, ma poi andavo a vedere su internet, e quando hai vinto ero felice quasi come se avessi vinto la Sampdoria, lo scudetto, però esatto, è nella storia, quindi puoi capire, esatto, ma devo dire, ma io poi non, perché, però mi ricordo quel tuo sguardo, la soddisfazione di aver proprio, era la sfida con te stessa, non te ne fregava nulla della TV, non te ne fregava nulla di vincere la gara, di fare ma era la sfida con te stessa e il fatto di averla vinta per il semplice fatto che eri lì ed eri riuscita a superare un altro tuo limite. Questa, ma io ero felice già la prima puntata, perché guarda che prima di andare in onda, perché ricordiamo che è una diretta,
e che dietro c'è tanto allenamento, io ammetto che mi tremavano le gambe che non ho, cioè, perché ho detto io non posso sbagliare, io veramente volevo bucare i teleschermi e arrivare a casa della gente portando la disabilità con normalità, lo volevo fare anche per tutti quei ragazzi che vivono la disabilità con vergogna, lo volevo fare perché questo paese ha bisogno di fare un'evoluzione culturale importante, avevo proprio visto che la Carlucci mi aveva lanciato questa sfida, io mi ricordo di averle detto ok, io ci provo, se faccio una figura diciamo discreta che non faccio ridere io vado in onda, ma se ci rendiamo conto che faccio ridere la paghiamo tutti questa roba qua, quindi assolutamente no, per cui ho lavorato tanto e avevo già vinto alla prima puntata perché avevo terminato la coreografia, non ero caduta, ero riuscita a farla tutta con i tacchi, tutta in modo perfetto, qualcuno aveva anche messo in dubbio che io avessi le gambe finte perché avevo fatto una roba talmente bene che nessuno ci credeva, standing ovation finale, ho detto no vabbè adesso ciao, ho già vinto, va bene così, vabbè buona la prima. Poi mi ricordo che insomma mi chiamarono da casa e mi chiamò anche mio zio santo Versace, quello diciamo il santo fratello di Donatella, che ammetto non era molto d'accordo su questa mia partecipazione. Mi ricordo che prima di andare in onda mi fece una testa così e io ho avuto anche dei dubbi se andare avanti o meno, perché me la fece molto pesare. Impazzito dalla mole di messaggi che ricevette quella sera, mi chiamò il giorno dopo per dirmi bene, tu sei una Versace, ora devi vincere. Ho detto, mamma mia. Allora ho sentito ancora di più il peso. Non avevo capito niente. È stato bello perché poi la Carlucci ha creato un mostro, io continuo a ballare ancora adesso, ho fatto la tournée a teatro, ho trasformato la mia vita in uno spettacolo teatrale con Raimondo Todaro, è nata un'amicizia bellissima per cui continuiamo a ballare insieme quando è possibile con la scusa di questo spettacolo che devo dire emoziona tutti quanti, perché a teatro e tu lo sai meglio di me che cosa vuol dire avere la gente davanti che piange e ride e tu percepisci da subito le loro emozioni, tu capisci se gli hai toccato la pancia oppure no, ed è una roba che mi fa venire la pelle d'oca a me tutte le volte che lo faccio. Che bellezza. Senti, apriamo un'altra parentesi, invece com'è stata l'esperienza a condurre una trasmissione per uomini con uomini da uomini come la Domenica Sportiva, tu che non c'entravi niente col calcio, com'è andata? Beh, quello che dissi io, ma perché guarda, poi vedi, a volte, perché io ti dico, delle volte la nostra strada, il nostro destino in qualche modo è anche tracciato, no? Poi dipende da noi quanto vogliamo accettare o meno di aprire quella porta oppure no, perché anche quella non è una cosa che io ho cercato, cioè molte cose mi sono arrivate perché me le hanno fortemente proposte. Mi ricordo che il direttore Paris di Rai Sport mi ha pedinata per 2 mesi, io non volevo accettare questa roba qua, poi lui insisteva nel dirmi non è solo calcio, è anche sport, è anche storie, tu se rappresenti qualcosa di nuovo, hai questa empatia che passa attraverso lo schermo, me ne ha detto, cioè, ha fatto di tutto per convincermi. E devo dire, tra l'altro, era pure l'anno dei mondiali, io avevo i mondiali in Qatar quell'anno, l'anno dopo ci sarebbero state le Olimpiadi, quindi avevo una paura di prendermi comunque una responsabilità, perché anche quella era una diretta, è vero, solo la domenica, però tu durante la settimana ti dovevi preparare, poi io, hai capito che sono una precisa, io mi voglio preparare, io non vado allo sbaraglio. E, però anche lì poi mi ha provocata, e quindi io ho accettato la sfida, che quando mi provocano io poi alla fine accetto, perché mi sfido da sola, e devo dire che ho superato anche le critiche iniziali,
Io ero comunque affiancata da un giornalista e il mio compito non era fare la giornalista, il mio compito era smorzare i toni, tirare fuori anche cose inedite, raccontare, intervistare i calciatori, entrare un po' più nelle loro vite, raccontare anche retroscena umani, fare quel commento sportivo che magari un giornalista non si permette di fare e che un atleta si può permettere di fare. E devo dire che ho imparato molto di più sul calcio guardando le partite con dei pilastri come Trapattoni e Pizzul che sfogliare la Gazzetta tutti i giorni. Cioè io mi sono appassionata e mi sono anche divertita, perché poi avevamo Mauro Berruto, cioè eravamo veramente un cast bello. Mi è pesato tanto. Devo dirti che alla fine ero quasi stremata, non vedevo l'ora che finisse, tanto che l'anno dopo poi anche il pubblico, ancora oggi, nonostante siano passati 4 anni, mi fermano e mi dicono: ma perché non la rifai? Perché io l'anno dopo avevo le Olimpiadi e dovevo scegliere. Non potevo, io per le Olimpiadi mi ero preparata tanto, non è che per rinunciare, non avrei potuto rinunciare alle Olimpiadi per condurre la Domenica Sportiva. È stata un'esperienza bellissima che mi ha formato tanto, che probabilmente rifarei oggi. In quel momento è stata veramente però bello, mi sono divertita perché eravamo proprio una bella squadra. E poi guarda, io lavorare con, soprattutto con Trapattoni, penso che sia stato, come dire, non so, c'è gente che strozzerebbe la mamma per fare quella roba lì, per stare accanto a lui. Io ho avuto questo grande privilegio e me lo porterò sempre dentro. Senti, poi hai deciso di... Tra l'altro, 70 e passa anni, lui fa 100 addominali al giorno. Ha degli addominali più duri dei miei. Sì! Ha degli addominali pazzeschi! Fa 100 addominali al giorno, Trap, che idolo. Sì, ora ultimamente ultimamente ho scoperto che ne fa 50, però... È giustificato, vorrei dire, no? Oramai gli anni avanzano. Senti, e poi hai deciso di buttarti anima e corpo nel sociale, no? Quindi nel cercare di portare agli altri quello che hai imparato tu e aiutarli a stare meglio, a vivere meglio, non solo da un punto di vista pratico, lottando, ma anche aiutarli a pensare in maniera diversa, giusto? Allora, intanto io ho scoperto, sempre in quel mio viaggio a Lourdes, io ho scoperto che se tu fai qualcosa di bello... Cose belle che stanno scrivendo le persone. No, me le sono perse un po'. Un uomo italiano si chiama Giuseppe Versace. Ho dato vita a Wonder Juicy, questo è il mio nuovo libro per bambini, anzi andate a leggere Wonder Juicy perché lì hai visto, questa scritto di una bellezza e femminilità uniche. Ma grazie, non mi sono neanche truccata, pensa. Io non mi sono fatto la barba, guarda, quindi per sono molto peggio. Allora tu devi sapere una cosa, caro Roberto, che l'uomo, anche un po' trascurato con la barbettina, il brizzolato, fa pure figo, la donna fa sfigata, è una tragedia, cioè a parità di condizione su di te viene letta come una roba, ah, wow che figo, su di me viene letto come guarda come si trascura. Pensa quanto lavoreranno le estetiste quando si riapriranno è la una delle prime cose che io farò. Allora, comunque, tornando alla Onlus, io ti dicevo, ho scoperto che se fai qualcosa di bello e la tieni per te, hai fatto sicuramente una cosa bella, ma se tu questa cosa la condividi con gli altri, assume molto più valore. E quindi io ho voluto mettere la mia voce a disposizione degli altri. Non ti nascondo che quando i giornali hanno iniziato a parlare di me, mi sono molto infastidita, perché io ho sempre vissuto dietro le quinte, in maniera, no, sempre mantenendo un po' low profile, diciamo così, e mi dava fastidio il fatto che i giornalisti indagassero, entrassero troppo nella mia... Cos'è? Da truccatrice. Grazie! E non hai bisogno di trucco, te lo dice una professionista. Quindi grazie! Vabbè, praticamente
Beh, ora mi sono emozionata a questo complimento. Cos'è che stavo dicendo? Ah, della condivisione. Io non accettavo tanto che i giornalisti parlassero di me, questa cosa un po' mi infastidiva, però nel momento in cui la gente ha iniziato a fermarmi, a dirmi grazie, io quel grazie l'ho sentito veramente come un impegno. Quando la gente mi scriveva le lettere, mi ringraziava per qualcosa che io non credevo neanche, no? Non gli davo tanto significato, ho compreso quanto fosse potente la mia voce senza rendermene conto, cioè mio malgrado in un momento della mia vita sono diventata ispirazione per gli altri senza rendermene conto. Ho sentito questo peso e ho voluto fondare una onlus, poiché oggi in Italia lo Stato non copre ausili e dispositivi di tecnologia avanzata. Noi abbiamo visto la mia gamba da corsa, per fare un esempio, ma sono cose che grazie a Dio la tecnologia mette a disposizione, ma costano delle cifre importanti, e oggi lo Stato non provvede a questo. Anzi, in realtà lo sport non è considerato proprio neanche un diritto, viene visto come un lusso. Quindi per molte persone con disabilità lo sport non è accessibile. Io con la Onlus organizzo eventi per promuovere lo sport come terapia e opportunità di nuova vita, però al tempo stesso raccolgo fondi per dare questa opportunità a chi non se la può permettere, anche perché una gamba delle mie, tanto per fare un esempio, senza andare a prendere una Ferrari, costa 5.000 euro, per dire, un M-bike... costa 5.000 euro? Più o meno, sì, senza prendere una Ferrari, le carrozzine, adesso ho appena regalato con la Onlus delle carrozzine da rugby, perché c'è anche rugby in carrozzina, sono carrozzine su misura particolari, una carrozzina da rugby, anche lì costa sempre intorno ai 6.000 euro, una carrozzina da basket uguale. Non oso pensare cosa costerà una dime bike tipo quelle di Alex. Ma allora Alex ha la fortuna di poter lavorare comunque col carbonio, con tante cose, con degli sponsor, quindi si fa una carrozzina speciale, ma un M-bike di buon livello comunque costa sempre intorno agli 8.000 euro, insomma, poi si trova anche a 4, ma sono sempre 4.000 euro che tanti non si possono permettere. Ma banalmente, senza parlare di agonismo, io abbiamo parlato del piede con il tacco, io metto il tacco, ma il mio piede da tacco di fabbrica, solo il piede, costa intorno ai 4.000 euro. Ci sono delle cose che lo Stato oggi non concede. La mia Onlus nasce con l'obiettivo di colmare questo vuoto e dare l'opportunità alle persone con disabilità economicamente svantaggiate di avere questa possibilità, ma è sempre questo il motivo che poi alla fine mi ha portato ad accettare quest'ultima sfida politica, dove io cerco di accendere i riflettori sul tema e di sollevare l'importante questione delle pari opportunità sulla disabilità, lo sport, le donne, più giovani, cioè se non c'è qualcuno che smuove le coscienze e che fa sentire la propria voce, ma con convinzione e soprattutto con competenza, perché a volte sento parlare la gente di temi che non conosce, allora io pure non sono un economista, però ho una partita IVA, mi interessa l'economia, io studio, mi informo, approfondisco, certo non sto a fare i dibattiti sull'economia perché non sono un economista, però comunque mi preparo e penso che in questa particolare fase, per migliorare la cultura di questo paese, ognuno come può deve in qualche modo stimolare a migliorare la cultura, a leggere, ad approfondire, e anche con la Onlus cerco di farlo, cerco di aiutare quei disabili rancorosi di cui parlavo prima, quelli che non sono riusciti a elaborare il dolore, a trasformarlo, ad attraversarlo, quelli che sono diventati viola dalla rabbia perché siccome gli è capitata una cosa brutta a loro, allora tutto il resto del mondo deve andare male perché a loro è andata male, e allora è lì che devi lavorare, perché se qualcuno ce la fa non è perché è stato raccomandato, che è quello che succede in Italia. Se uno ce l'ha fatta, vabbè, ha avuto la spinterella piuttosto che ha trovato la scorciatoia, ma forse, a volte può essere, ma ci sono delle volte che quello ce l'ha fatta perché ci ha creduto, perché ha lavorato, perché ha battuto i pugni su qualche tavolo, perché ha insistito, perché ha resistito, perché per vincere bisogna resistere. E non è facile, non è che tutto cade dal cielo, c'è gente che ci lavora anni
E quindi secondo me invece queste persone vanno prese a esempio, nel bene o nel male, dire beh però ce l'ha fatta, mai come in questa particolare fase di quarantena che noi stiamo vivendo, con una violenta crisi economica che comunque su più parti a pioggia in qualche modo investirà tutti noi, dobbiamo guardarci allo specchio e convincerci che dobbiamo resistere, perché per vincere dobbiamo resistere. Se gettiamo la spugna e ci lasciamo andare alla rabbia, alla critica, alla polemica, ma in tutti i, come dire, a tutti i livelli, non penso che ne usciremo facilmente. E il mondo della disabilità ancora di più è sempre quello che paga il prezzo più alto, perché non tutti hanno quella forza e quella voglia anche di combattere, di discutere, che a volte ho io e che riconosco che a volte anche io rischio di perderla, ma io lo faccio anche perché non ha più la forza di andare avanti. E anche con la Onlus cerco di fare questo, mi piace regalare opportunità, però vorrei tanto che questa opportunità di scegliere se fare sport oppure no non dipendesse da un fattore economico, non dipendesse dal fatto se lo Stato mi dà o non mi dà una gamba per correre. Io... Che succede? No, ti ho perso? No, ti ho annoiato? Scusa. No, non solo, perché stavo osservando, cioè io sono rapito dalla tua energia. È sempre la cosa, pensa che oggi sto pure male, mi è piaciuta di più dalla prima volta che ti ho conosciuto, perché trasmetti questo cuore gigante, che è veramente una cosa bellissima. Senti, qual è stata tanto che cosa hai imparato tu da questa, o cosa stai imparando da questa quarantena? Io, se c'è una cosa che ho imparato personalmente, ma più che imparato, che ho riscoperto, anche il fatto di ascoltare di più il nostro corpo, che a volte urla e noi però siamo sempre presi, no? C'è sempre qualcosa di prioritario, di altro. Io poi ultimamente zoppicavo, avevo una ferita alla gamba, non lo dicevo a nessuno, non lo davo a vedere, ma in realtà è perché non mi ero fermata un attimo, e quindi in qualche modo questa quarantena mi ha isolata per forza, fisicamente, perché mentalmente non mi sono mai fermata, perché comunque da parlamentare comunque sento il peso del mio ruolo, quindi io sono stata in tutto questo periodo in costante aggiornamento telefonico, con videoconferenze, con relazioni, e poi a Milano, che è stata una delle zone più colpite, avendo contingentato le presenze su Roma, siamo stati invitati noi di qua di stare fermi a casa, ma sempre operativi e disponibili, e quindi il mio telefono è esploso e io non ho avuto il tempo nemmeno di annoiarmi, di pensare un attimo, non ti nascondo che durante il giorno mi sono presa un'ora e mezza, due per me, faccio stretching, capriole, verticali, faccio un po' di cose che mi aiutano anche a staccare il cervello, perché sennò alla fine di questa quarantena vado in analisi pure io, ma raccolgo le preoccupazioni, le ansie, le paure della gente, e questa cosa un po' mi è pesata, perché mi ha fatto sentire quasi inutile. Io non ho la bacchetta magica, vorrei poter risolvere i problemi della gente, sto male quando vedo che il buonsenso a volte viene messo da parte per altre cose, è una situazione davvero complicata, quindi a me personalmente mi è pesata sotto questo punto di vista. Però se c'è una cosa che io spero gli altri abbiano imparato, perché io non ne avevo bisogno, ma io spero che gli altri da questa particolare situazione abbiano imparato di nuovo quanto sia fondamentale il rispetto. Il rispetto per la natura, il rispetto per la vita, il rispetto per se stessi, il rispetto per gli altri. Perché se c'è una cosa che da questa esperienza tutti quanti dovremmo aver imparato è quello, che le regole vanno rispettate, che bisogna essere altruisti, perché a volte anche, no, questo nemico invisibile, che cosa ha rischiato? Che tu, uscendo per egoismo, mettevi in pericolo anche la vita degli altri. E tante volte purtroppo questa cosa non è stata in qualche modo percepita. Io credo che dietro una crisi, un problema, ci sia sempre un'opportunità.
basta cercarla. Allora, ho pensato tante volte alle donne che, costrette a stare a casa con mariti o compagni violenti, si sono trovati in prigione, quando invece la casa dovrebbe essere il luogo, come dire, anche, no, di, come dire, di rifugio, di amore. Invece per molte di queste donne, ancora settimana scorsa ne hanno uccisa una, e veramente questa cosa mi fa una rabbia. E anzi, colgo l'occasione e uso, come dire, uso il tuo canale per ricordare a tutte le donne che stanno vivendo delle situazioni difficili di questo tipo che c'è il 1522, che è il numero nazionale antiviolenza, e che basta con la scusa di andare giù a buttare la spazzatura o di fare la spesa, possono telefonare. O se avete delle amiche che stanno passando un momento del genere, ecco, aiutatele a denunciare e a non sentirsi sole. Scusami se ho approfittato di questo momento, perché ricevo un sacco di lettere anche su questo. Io sono impegnata pure con la Giosquillo sul Wall of Dolls, il muro delle bambole, abbiamo fatto tante cose insieme e spero che tante altre continueremo a farne. Però penso che mai come in questa particolare fase, la quaresima che ha coinciso con la quarantena. È bello questo, le tue gambe perdute hanno creato una via d'uscita al tuo grande. Beh, mamma, questa me la segno e te la rubo, Paolo, questa me la fa... grazie. E, no, comunque credo che riscoprire i valori, poi, l'affetto... Presidente del Consiglio. Non credo che gli altri siano molto d'accordo. Perché... Io ti posso subito. No, però io penso che adesso riscoprire il piacere di una telefonata, di una stretta di mano, di un abbraccio sia importante. Sarà un momento difficile, Roby, lo diciamo a tutti gli amici che ci seguono, sarà un periodo lungo, anche quando il periodo di isolamento sarà gradualmente rallentato. Noi dobbiamo essere forti di quello che abbiamo imparato in questo momento, in questa fase, e non buttare all'aria i sacrifici che abbiamo fatto, perché i risultati arrivano con i sacrifici. Però i sacrifici vanno assolutamente custoditi, ricordati continuamente. Adesso noi dovremmo convivere con le mascherine. Io, per non sentirmi come dire fashion, ne ho una per ogni occasione. C'ho questa per i festivi. Cos'è? Io amo le cose sobrie, che ridi. Poi aspetta, perché c'ho anche quella per i giorni pari, con gli Swarovski. Che spettacolo. Aspetta che ti sciocco, perché io fortunatamente, siccome amo comunque personalizzare... Oh ragazzi, con la mascherina ci dovremmo convivere, tanto vale averne una per ogni occasione, c'ho anche quella per i giorni dispari. Che meraviglia, ti vedo, sei bellissima. Come sei falso! Beh, sì, se la vuoi anche tu, animalia, te la procuro, eh. Sì, io ho già il perizoma, l'ho guardato così. La prossima diretta la voglio così, vabbè. Non so se posso. Senti, mi dai un assist, perché no, tu non lo sai questo, ma a proposito di mascherine, noi abbiamo sposato una causa, non so se sai che in una delle comunità di Don Mazzi, che aveva un laboratorio tessile, i ragazzi che stanno dentro hanno praticamente riconvertito questo laboratorio e iniziato a fare mascherine, a produrre mascherine. La cosa più bella di tutte, al di là della cosa che è utile per la comunità, che questi ragazzi, tu sai meglio di me come nelle comunità così, non è che la motivazione e la gioia di vivere e il piacere di rendersi utili per la comunità sia tra le principali motivazioni di quelli che sono lì, invece hanno dato uno scopo. Mi raccontava il Don che questi ragazzi lavorano 16 ore al giorno, neanche mangiano, perché si sentono questa... responsabilità. Questa del bene, questa responsabilità di poter aiutare tutte le persone di cui hanno bisogno. Quindi... questa storia mi ha colpito particolarmente, per cui abbiamo deciso di così, prenderlo come anche nostra missione, e abbiamo organizzato mercoledì scorso un webinar, un seminario online, dove abbiamo chiesto a tutti di dare una donazione di almeno 10 euro per partecipare. L'avevamo già fatto 2 settimane fa, abbiamo donato quasi 38.000 euro all'ospedale di Bergamo, quindi siamo molto fieri di questo. L'abbiamo rilanciata perché ne servivano quasi altrettanti per comprare un macchinario che permetterebbe a questi ragazzi di riuscire a produrre 3.000 mascherine all'ora, mentre adesso ne fanno, lavorando come dei matti, qualche centinaio al giorno. Quindi sarebbe un aiuto
pazzesco, e anche peraltro facciamo una cosa buona per tutti perché ce n'è un grande bisogno. Quindi mi dai l'occasione, perché mercoledì sera abbiamo avuto quasi 2000 persone che hanno partecipato, non abbiamo ancora raggiunto la cifra, quindi domani facciamo la replica, nel senso che rimettiamo in onda il webinar che è andato in onda mercoledì sera, quindi chi non c'era e vuole può partecipare, per cui credo che Fabio stia mettendo, ecco, grazie, se puoi mettere, puoi anche mettere il link da qualche parte, magari lo puoi scrivere sulla chat, Fabio, così poi rimane per le persone che vogliono. Quindi lo dico a tutti quanti voi che ci state guardando adesso, a chi vedrà registrata questa intervista nelle prossime ore, domani lo replichiamo in tre orari, alle 10:30, alle 2:30, alle 8:30, quindi nel link che adesso Fabio vi ha scritto a nome Roberto Re, ma l'ha scritto lui, quel link lì, se cliccate lì, andate, vi registrate, fate la vostra donazione minima di 10 euro, minima vuol dire che sono accettate anche cifre ben superiori, però almeno 10 euro, partecipate, è andato, ve lo posso dire perché l'abbiamo già fatto, è stato bellissimo, la gente è contentissima, se avete visto i commenti in giro, sono 2 ore e un quarto di formazione, fra l'altro parliamo di cambiamento, di come gestire il cambiamento, come gestire l'emotività all'interno del cambiamento, quindi argomenti super, super attuali, per cui chiunque tra voi non c'era mercoledì sera e che vuole, domani avete la possibilità, o mattino, pomeriggio, sera, di guardarvelo, mettervi lì davanti alla TV, davanti allo schermo, farvi 2 ore di formazione per voi, fate del bene a voi stessi e contribuiamo per una giusta causa, così guarda qua qualcuno dice merita di essere vista non solo per la donazione ma anche per il valore aggiunto, grazie Alessandra che ma guarda vede. se c'è una cosa di bello che questa situazione particolare ha tirato fuori è la grande solidarietà della gente anche nella difficoltà. Io personalmente ho fatto anche delle donazioni di mascherine, ma la cosa che mi ha colpito è la grande partecipazione dei volontari che si sono messi all'opera in prima linea anche per portare banalmente da mangiare la spesa a chi non può comprarla, alle famiglie che hanno bisogno. Quindi ogni gesto di solidarietà in questo momento ci ha fatto sentire a tutti quanti più squadra e sicuramente anche ci ha fatto vivere con uno spirito anche migliore, più bello, perché quando il bene ti riporta bene, è come un boomerang, ogni azione è un boomerang, fai del bene e ti torna bene, fai del male e ti torna male, questo dovremmo ricordarcelo sempre. Io questo l'ho sempre creduto ed è sempre stato, mi ha sempre aiutato a vivere meglio, perché poi alla fine, insomma, è, anche se non fosse vero, è bello crederlo, ti aiuta. È vero. Complimenti, allora complimenti, allora domani vi condivido un po' di cose così, insomma, invito pure io a donare. Va bene, sono contento. Allora, guarda, tu fai solo una cosa, appena finiamo questa diretta, vai sulla mia pagina Facebook, clicchi condividi, così va anche sulla tua pagina, la vedi. Olè, facile, ok. Una cosa buona e bella. Allora, Giusy, sono le 3:00, siamo stati più di un'ora, è volato. Tempo del caffè! È volato. Tra l'altro, tu lo sai, io non amo fare queste cose in diretta, live da casa, poi però ti ringrazio, l'ho fatto perché sei un amico, perché hai sempre sostenuto anche la mia onlus, so che ci sei, quindi per te l'ho fatto con piacere. Sappi che ora mi vado a prendere il caffè e volevo dirti che alla fine mi hai permesso anche in questa ora, mi hai regalato un sorriso, mi hai aiutato anche un po' a staccare il cervello da altre cose che in questo momento rimbombano in maniera costante in testa, quindi diciamo che ci siamo aiutati a vicenda, va bene? Ho avuto questa idea di fare queste dirette, ma sai, il motivo principale lo faccio per me, perché ogni giorno, ormai è la seconda settimana, dalle 2 alle 3 faccio questa cosa, e come con te, poiché veramente lo sto facendo con amici o con persone con cui ho collaborato, che conosco e che c'è rapporto, è proprio una bella chiacchierata, arricchisce me, mi fa star bene, mi fa staccare, diamo un contributo alle persone, e quindi grazie per le cose belle che hai detto, e grazie perché sei un vulcano di energia, sei una meraviglia. Va bene, allora adesso ti saluto in un modo un po' così fantasioso, oh, così vai. Arrivo e facciamo uno slogan finale. Stai lì, eh? Cosa fa? Ci sei? Ci sono. Pronti? Pronti. Grande Giusy! E allora salutiamo tutti ricordando che è importante resistere per vincere.
ti ciao, voglio bene dell'anima e appena sarà possibile guarda che abbiamo sempre un pranzo, una cena da... Va bene, ma te la sai fare la capriola così? Io sì. Beh, ti potrei fare una sfida, facciamo una nuova, lanciamo una challenge per chi sta di più in verticale. Con te no, perché ho già capito quando ti si lancia le sfide cosa succede, no? Meglio di no, meglio di no. Ciao Giulia, ciao a tutti, buon weekend, ci vediamo. Allora, grazie. Domani, mi raccomando, c'è il link, andatelo a vedere a nome mio per domani il webinar, siateci, fatelo girare, dateci una mano e poi ci rivediamo. Lunedì con Roberto Ren Friends, non so con chi perché ho la lista di friends ma non ancora, me ne occupo io come ho fatto con te, mando il messaggio dai ti faccio la chiacchierata e così via, non so ancora dirvi con chi ma sarà sicuramente qualcuno di valore come oggi è stata straordinaria Giusy. Ciao Giusy, un bacione, buon weekend, grazie. E buon weekend a voi, ciao ciao.